come detto, dei 200 spettatori tra consorziati e sponsor di Treviso invitati al Palasport, un'apertura parziale che comunque un minimo di calore lo porterà alle due squadre. Piccheroli in emergenza, bella finta di Fernandez che regala 3 metri allo stesso Milton Doi, mattonata, bel rimbalzo però, eccolo lì, mister ostilità, Grace Grazulis per la De Longhi con Russell che scarica molto bene, si stacca troppo Fernandez, non si può lasciare Carroll così da solo. Di Carroll, tanto bella azione per Trieste, bello scarico, arriva Henry, rimbalzo offensivo di Achele, la palla finisce a Logan dalla linea della pallavolo, tripla di David Logan per il 22-17. Quando parliamo di giocatore giovane ci sono margini, i margini principali di miglioramento, qui invece un bel 2 contro 1 che manda Upson a schiacciare alla fine. Il gap è veramente contenuto, Cisi in fondo contro Da Ross, Eurostep, soluzione mancina per l'ex giocatore degli Zips di Akron. Oltre a questi che sono i primi due, come detto, 32-37, ancora Fernandez, benissimo per Ulano, McWulu arriva e abbiamo la prima, anzi la numero 1 nella classifica delle stoppate di questa Eurosport Supercoppa. Upson, il grande cambio di direzione, lascia lì Videra l'appoggio, però è troppo violento. A che le parte un secondo dietro schiena, numero totale, canestro valido. Ecco il pick and roll con Udano che taglia, Grazulis è libero, piedi a posto e tripla del Lettone che non sembra poter sbagliare. Di nuovo più 12 Trieste, Russell attacca, Achele con fiducia, appena sbagliato dall'altro angolo, ma non si fa problemi. Trovato Carroll, movimento in allontanamento difficile per rimbalzo di McWulu. La Quintana non resiste alla tentazione, passa di lì, spende il suo terzo fallo. Imbro cambia idea, si prende la tripla, è un tiro da due, conta poco. Conta che va a bersaglio e dà il meno 5. Il tempo stringe, Fernandez difficile, contro Achele! Che canestro! Videra vorrebbe la palla in post contro Doyle, riceve, bello il taglio, bella la palla di Videra per Carroll. Meno 5. Potrebbe essere anche decisivo Henry da 3. Questo assomiglia al canestro partita. Punta il 2-0 per la squadra di Dalmassone che andrà a giocarsela contro l'Umana Reyer.